Cari fan della natura, oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Ma che cosa vuol dire biodiversità? Che cos'è la biodiversità? Bene, la biodiversità è difficile spiegarla in parole povere, però possiamo definirla la grande varietà, prima di tutto, di esseri viventi, quindi piante, animali, microrganismi. Ma poi anche all'interno di ognuno degli esseri viventi c'è una variabilità genetica. Ognuno è differente dagli altri, pur essendo all'interno della stessa specie, lo vediamo bene tra noi umani. In più, tutto all'esterno. Guardiamo le cose dall'alto, guardiamo le cose all'esterno. La biodiversità è l'enorme quantità, l'enorme differenza tra di habitat, di ecosistema e dei rapporti tra gli esseri viventi e il nostro pianeta. Quindi, per farla breve, la biodiversità è il nostro pianeta, è la più grande ricchezza che ha il nostro pianeta e noi siamo legati a questa biodiversità e dobbiamo, in questa giornata, 22 maggio, dobbiamo festeggiare, festeggiare il nostro pianeta e festeggiare il fatto di avere, di essere biodiversi, di festeggiare questa diversità. Oltre a festeggiare, però, dobbiamo ricordarci che a causa dell'uomo molta della biodiversità è sparita, molti animali si sono estinti, molte specie si stanno estinguendo e soprattutto anche specie che non abbiamo ancora conosciuto, purtroppo. E giorno per giorno spariscono delle specie che non abbiamo mai visto. Quindi riflettiamo su questo, riflettiamo anche sul fatto che ognuno di noi, perché partecipa alla biodiversità, perché su questo pianeta, in qualche modo, soprattutto a causa della nostra pigrizia poco ecologica, partecipa anche in minima parte a una perdita di biodiversità. Quindi riflettiamo anche sul modo in cui viviamo, in cui passiamo le nostre giornate e sulle scelte che facciamo. Quindi festeggiamo e riflettiamo. Salve a tutti e buona festa della biodiversità.